Per favore di adoperarsi per ottenere dal Ministero copia di questa documentazione. Si tratta, signor Presidente, di una grave lesione del principio di trasparenza in una vicenda importantissima ed urgentissima che potrebbe comportare un esborso a carico dello Stato di miliardi di euro. Insomma, che questi documenti mi vengano dati oppure, nero su bianco, vengano indicate le ragioni di questo diniego illegittimo. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Il collega D'Ambrosio, prego. Grazie Presidente. Presidente, credo che uno dei meriti del Movimento 5 Stelle, che possa essere riconosciuto a qualsiasi livello, sia il coinvolgimento che i partiti avevano perso dei cittadini nell'attivismo e nella partecipazione. E quando noi parliamo di attivismo e di partecipazione, parliamo della possibilità da parte dei cittadini di andare finalmente di nuovo a riscoprire quello che è il lavoro, quella che è la politica svolta all'interno dei comuni. E allora io oggi, Presidente, chiedo anche la sua solidarietà e quella di tutta l'Aula, perché quando ad un ragazzo, un giovane attivista, Michele si chiama, di Barletta, assieme a tutto il gruppo degli attivisti del Movimento 5 Stelle, giunge una lettera che dice semplicemente, Presidente, Grillino parli troppo, la prossima volta ti tagliamo la lingua. Io credo che una minaccia del genere, fatta logicamente perché è da vigliacchi in maniera anonima nei confronti di un ragazzo di 24 anni per farlo tacere perché il ragazzo sta imparando a studiare le delibere, le determine e a capire cosa avviene nel suo comune, sia un atteggiamento infame, un atteggiamento mafioso che però nei confronti di chi ha rivolto questo gesto a Michele, noi del Movimento 5 Stelle vorremmo semplicemente dire che guarda che nel Movimento 5 Stelle puoi anche tagliare la lingua a un qualsiasi attivista o portavoce, ma dietro troverai tantissime altre lingue pronte a denunciare perennemente quegli atti. Ma non solo, dietro quella lingua ci sono tante braccia e gambe che lavorano perennemente per il bene di ogni comune, perché il Movimento 5 Stelle non è quello che vedete in quest'aula, ma è milioni di attivisti che ogni giorno lavorano in ogni singolo comune per tirare fuori le nefandezze che i partiti fanno in ogni singolo Concluda. Comune. Grazie Presidente. La ringrazio. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 30 settembre 2015, ore 9 fino alle ore 10:30 e ore 16. Chiarelli chiedeva di intervenire. Chiedo scusa, non l'avevamo annotata. Prego. Grazie Presidente. Solo per che rimanga agli atti di questa Camera, oggi, dopo 10 anni, anche fare una riflessione a quelli che, come me e come tanti, cercano di, attraverso diciamo, il ruolo parlamentare, ma anche attraverso la Commissione cui facciamo parte, di cercare di rendere giustizia a quella che è ormai un vulnus che da troppo tempo vede persone soffrire, persone magari rimanere sotto processo per tantissimi anni. Oggi abbiamo avuto, e voglio che rimanga agli atti della Camera, l'assoluzione dell'onorevole Fitto da una vicenda che lo vedeva coinvolto da ben 10 anni. Non ho sentito nessuno di tutti coloro che spesso in quest'Aula hanno diciamo, evidenziato o deriso la situazione dell'onorevole Fitto. Mi sarei aspettato che qualcuno prendesse la parola, sì, Presidente, e chiedesse quantomeno scusa o perlomeno riflettesse su quello che è il modo di fare giustizia in questo.